Rieccoci insieme col Biancarosso TV Sport, come spesso capita quando c'è Francesco in studio, ci perdiamo nei meandri di racconti che riguardano il calcio. Lui mi ha parlato delle critiche ricevute da chi ha ideato la fiction su Meroni, in quanto ci sono molti falsi storici. Uno te lo posso documentare io, perché ricordo di aver visto sfide in Torino-Sampdoria, non c'è nessun rigore calciato da Meroni. Il Torino vinse 4-2 con la Sampdoria, con tripletta di Combin e gol di Moschino. Meroni non segnò, fece due assist a Combin. Poi, ricordo questo particolare, in questa partita giocò esordì Aldo Agropi. Questo per dirti come il destino a volte ci mette, no, lo zampino. Di solito i giocatori del Torino, dopo le partite giocate in casa, andavano in ritiro in un albergo. Diciamo, restavano comunque insieme in un albergo. Quella volta, proprio per aver vinto 4-2 con la Sampdoria in maniera altisonante, chiesero all'allenatore di essere lasciati liberi di andare dove gli pareva. Divertirsi. Vanno in un ristorante in una giornata di pioggia e dopo Ma Meroni viene che investito peccato. dall'auto di uno dei suoi più grandi tifosi, Romero, che poi sarebbe diventato tifoso del Torino. Quindi, insomma, una storia. Cioè, io dico che quando c'è già tutto questo in una storia reale, non c'è bisogno Bisognerebbe di rispettarla, dici. romanzarla, Eh sì. no? E Di io non l'ho vista colorarla. ieri, ho Questa è la fatto la storia. figura E dell'asino. quindi parlavamo di Combin, che io ricordo, Combin, quando mi dici Combin, io ricordo Combin che scende da un aereo con la Coppa Intercontinentale in mano e pieno di botte, pieno di ematomi, come fosse un pugile. In verità, quelli del, non mi ricordo se è Estudiantes o Independiente, una di quelle due squadre grandi argentine, gli avevano fatto pagare la grande prestazione pestandolo a sangue, perché un Vabbè, tempo per vincere in Argentina dovevi uscire dove vivo vedi, innanzitutto. Era questo il calcio a una volta. proposito di violenza, di aggressività. Prendiamo un'altra telefonata, pronto? Sì, pronto, buongiorno, io sono Ciao Francesco. Francesco. Saluto te e il tuo ospite che Ciao. vorrei coinvolgere in questa domanda. Scusami, ma io ho sul groppone questa domanda da diversi giorni Sì. e devo tirarla giù. Devo fare riferimento alla legge italiana finché tu non mi blocchi. Ed è inerente all'affermazione dell'ultimo ospite dirigente del Bari, cioè l'avvocato Paparesta, che è pure avvocato. Allora, Non è avvocato, è commercialista, è Paparesta. commercialista, sì. Va bene, comunque un uomo di legge. Allora, lui ha affermato che al momento non ha pattuito con la S Bari il quantum del suo onorario. La normativa in vigore al momento in materia di lavoro dice che a qualunque titolo tu entri in azienda, l'azienda il giorno prima dell'assunzione, ai fini di Devi evitare avere un appunto. contratto, ma può essere anche di No, 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 consulenza fammi finire, gratuita. no, No, fammi te lo finire dico perché questo è io, il mio te lo dico campo, io, ti do un perdonami. consiglio, non sbilanciarti troppo, No, no, non mi sbilancio, ti perché? faccio anche Perché un po' riferimento di alla un legge. po' contratti anch'io sono Sì, abbastanza. sì, Però puoi sì, anche avere una consulenza gratuita. sì, sì. L'importante è che Sì, sia pattuita in un contratto. no, ti spiego, fammi finire, se no non ci capiamo. Allora, la legge dice che lo devi comunicare prima, l'assunzione del titolo e la qualifica, ma la stessa legge fa riferimento all'INAIL, che è l'assicurazione obbligatoria, la quale dice che devi attivare sempre un giorno prima, ai fini dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, il titolo di questa assunzione. E questo significa che devi dare un reddito presuntivo su cui andare a fare l'assicurazione, se no come fai ad assicurare uno se non sai quanto lo paghi? Quindi quello che lui ha asserito o è completamente falso o è contro la legge, perché tu all'INAIL sei obbligato a dire un reddito presuntivo che deve essere il più vicino alla realtà, casomai per eccesso e non per difetto, se non paghi una sanzione. Quindi che Vabbè. lui venga a dire che non ha deciso quanto deve essere pagato e che lo fa casomai facendo intesa a titolo gratuito, ancora una volta si prendono in giro i tifosi e i cittadini Va baristi. È la bene, cosa che mi irrita. grazie per il Grazie. tuo intervento, però voglio dirti, a me che Paparesta voglia lavorare gratis o che Matarrese gli lo voglia riempire di soldi, mi interessa pochissimo, la verità, è un fatto così privato che a me non interessa affatto, se vuoi sapere come la penso io. Io credo che esista anche la consulenza gratuita in alcune collaborazioni, quindi non so esattamente, ecco, lì si è entrato in un campo sin troppo specifico, però per la serie, ma a noi cosa Si importa sentono, sai questo? cos'è, questa telefonata, naturalmente manco lui vuol fare i conti in tasca a Gianluca. Il problema è che i tifosi hanno una passione particolare, quindi si sentono traditi da delle persone che dovrebbero essere un po' rappresentanti della idealità. Questa prima menzogna, diciamo, a proposito
di bugie, piccole o grandi, probabilmente ha ferito il suo amor proprio. Sei entrato in una società, dimmi almeno come ti stai comportando. Per questo probabilmente ha avuto questa Fermo aggressività. restando che il Papareste, essendo un È accordo ricco, privato, non peraltro. è tenuto a dire Ma quanto prende, peraltro è no? molto ricco lui. A proposito di Matarrese, però, ho letto una notizia brutta su Facebook del Cioè? giornalista Francesco Petruselli. Stanno asfaltando Punta Perotti, stanno togliendo il campo di calcetto che stava. Ogni campo di calcio che tolgono È una inizio, ferita è una poi al ferita, cuore, è come i colpo al quotidiani, è cuore. come i giornali, è come le testate. È C'è una... un'altra amicolina, pronto? Ciao Enzo, sono Paolo, Ciao saluto Paolo, ciao ciao Costantino. ciao. Ciao Monteleone, Francesco Monteleone, non Enzo, Costantino, sì. per quanto riguarda il fattore che dice il signor Costantino, gli Si ultras, chiama eccetera, Monteleone, si chiama Francesco Monteleone, non Costantino, Monteleone, scusa, va bene. E niente, per quanto riguarda la tessera del tifoso, che dovremmo entrare in qualsiasi in trasferta. Sì. Però ci dovrebbero controllare anche quando noi andiamo a vedere gli allenamenti, perché il rapporto ultra-calciatori avviene anche da qua. Grazie. Ciao, ciao, vabbè, in verità sì, come dire, davvero andremo verso la Sì. militarizzazione del calcio, l'altro un fatto veramente orribile. Io sono ancora uno di quelli che si emoziona quando vede Piniglia far gol e nell'abbracciare i tifosi in curva al Cagliari. L'hai vista questa scena? Lui che No. si lancia tra le braccia dei tifosi. Non so se l'abbiamo ancora questa immagine, l'abbiamo selezionata nei giorni scorsi. Se l'avessimo ancora in macchina, mi piacerebbe farla vedere a Francesco Monteleone che comunque ama anche di queste sfumature legate al calcio. A proposito di sfumature legate al calcio, qui veramente vado su un altro settore, mi hanno tempestato di telefonate, di messaggi. Ma guarda un po', l'allenatore del Bari, Alberti, l'attuale allenatore del Bari, somiglia a un personaggio delle battagliere. È vero, è verissimo. A Ludovico Ludovico, delle sì, battagliere. Vediamo un po' il è confronto. Credo che verissimo. Cristian Siciliani oggi È verissimo, è abbia vero. messo Eccolo. questo è Ludovico delle È vero, battagliere. è vero, è vero, è vero. È E questo è vero, è Alberti, c'è una identico. somiglianza. Può recitare nelle battagliere Alberti. E Ludovico può fare l'allenatore del Bari se si invertono i ruoli. E perché no? Sono identici. Se gli metti gli occhiali sono... Ma non è che sono parenti. Hanno, I cioè, che hanno lo stesso taglio di capelli, lo capelli, stesso cioè, naso. impressionante il tipo di capelli, Solo insomma, che che hanno. questo, l'allenatore del Bari, è poco facondo. Sì. Invece Ludovico c'ha la lingua lunga e c'ha una biscomica. Vabbè, un giorno magari Ludovico lo portiamo qui, Beh, insomma, farà la perché parte di Alberti con gli probabilmente. occhialini, dai. Allora, c'è una telefonata, credo, pronto? Pronto, ciao Gianluca, sono. Ciao Gianluca, ciao. Senti, volevo dire, per quanto riguarda quello che è successo a Nocera, a me a volte sembra che la legge che c'è sia come lavarsi le mani da parte di chi dovrebbe tutelare la trasferta. Cioè, nel senso, mettiamo il divieto di trasferta così ce laviamo le mani. Però io non volevo intervenire su questo, volevo dire una cosa che ci tengo da dire da un po' di tempo. Per come sia stato trattato, cioè è ancora trattato il nostro capitano Caputo, la vicenda del calcio scommesse, che viene rimandato, rimandato, non vorrei che alla fine sia l'unico colpevole di tutto quello che è successo negli anni No, la cosa passati. grottesca è che hanno trattato la vicenda Gillet solo perché è un giocatore di Serie A e non hanno trattato quella di Caputo così come gli altri giocatori di Serie B. Cioè loro hanno in questo momento un'unica possibilità per, come dire, venirne fuori i giocatori che sono stati condannati in due gradi di giustizia sportiva, cioè il TNAS, il Tribunale Nazionale dell'Arbitrato Sportivo. La cosa Mostruoso. curiosa è che nei giorni scorsi c'è stata un'udienza, ma gli avvocati di Caputo non hanno potuto eccepire nulla perché non sono state ancora depositate le motivazioni per cui Caputo è stato condannato. E questo dimostra cos'è la giustizia italiana. Cioè, uno non può neanche sperare in una grazia nei tempi giusti. Ora Caputo dovrà aspettare la prossima udienza che è stata fissata a gennaio del 2014. Quindi, insomma, mettetevi nei panni di Caputo e capireste esattamente che cosa può provare oggi uno che si è visto E privare del certo, pallone. Per del carità, poi se sogno viene condannato, viene condannato, ma del almeno si toglie il gioco. pensiero. Non è giusto che, insomma, si aspetti tutto questo tempo per quando le motivazioni vanno depositate a 15 giorni, 15 giorni dopo, entro 15 giorni dalla sentenza. Le motivazioni vanno depositate 15 giorni dopo la sentenza.
pubblicità, poi torniamo insieme col Biancarosso TV Sport, vediamo se troviamo un'immagine di Piniglia che gli piacerebbe fartele vedere.